Buongiorno amici di Motori Online, come potete vedere oggi siamo un po' con una divisa da mezza stagione, ma non è solamente perché siamo stufi di tutto questo caldo afoso. Infatti in questo momento ci troviamo a Danzica, nel nord della Polonia, e siamo qui per portare su strada per la prima volta la quarta generazione della Skoda Fabia. La Fabia è sempre stata una gamma particolarmente significativa per Skoda, infatti rappresenta il modello d'ingresso per il mondo del marchio ceco del gruppo Volkswagen, e con questo Model Year 2021 ci sono stati diversi cambiamenti rispetto al facelift uscito non più di 2 anni fa, sia dal punto di vista estetico che da quello tecnologico e di comfort. Quindi andiamo con ordine e andiamo a scoprire che cosa è cambiato su questa Skoda Fabia 2021. Pur mantenendo intatti gli stilemi che la contraddistinguevano, la Skoda Fabia 2021 ha subito diverse modifiche rispetto all'ultimo facelift datato 2019. Se il cofano ha mantenuto la doppia nervatura centrale caricata dallo scudo della casa, i gruppi ottici sono stati aggiornati sia nel design, più stretto e filante, sia nella tecnologia, con le luci a LED. I fari si collegano poi alla griglia centrale, sempre contraddistinta dalle lamelle nere circondate dalla cornice cromata. Il suo design però è ora più massiccio e omogeneo, contribuendo a rendere più moderno l'aspetto generale della vettura. A livello di dimensioni, la Skoda Fabia è aumentata di lunghezza fino a 4,11 m, in larghezza fino a 1,78 m e il passo fino a 2,56 m. Solo l'altezza da 1,46 m è diminuita di un impercettibile centimetro. Grazie a queste modifiche è aumentato lo spazio a disposizione sia dei passeggeri che del bagagliaio, le cui dimensioni si assestano tra un minimo di 380 litri e un massimo di 1190 litri. Parlando proprio della zona posteriore, anche qui troviamo dei nuovi fari a LED ridisegnati e diversi extra per aumentare l'aerodinamica della Fabia. Vediamo uno spoiler superiore con alette laterali e un lunotto sensibilmente più inclinato rispetto al passato. Il coefficiente è stato ulteriormente migliorato grazie all'introduzione dei nuovi cerchi in lega e delle prese d'aria attive sul paraurti frontale. Tutto questo ha portato a un CX di ben 0,28, che avrà un effetto benefico immediato sui consumi e sulla percorrenza. L'abitacolo della Skoda Fabia 2021 è stato appositamente studiato per rispettare il motto Simply Clever del marchio e sfruttare al massimo l'aumento di dimensioni dell'auto. Dal punto di vista stilistico si vede chiaramente l'eredità di altre gamme della casa, come ad esempio l'Octavia, con una plancia sviluppata orizzontalmente e caratterizzata dal nome della gamma sul labbro superiore e da una speciale modanatura personalizzabile. Il volante si segnala subito per il nuovo design a 2 razze, opzionale, molto moderno e accattivante. Una scelta però anche utile, in quanto dietro ad esso debutta sulla Fabia anche il quadro comandi digitale personalizzabile con una diagonale da 10,25 pollici. Il sistema di infotainment invece è disponibile in 3 versioni diverse, da 6, da 8 e da 9,5 pollici, tutte compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano naturalmente tutte le soluzioni pratiche per le quali Skoda è famosa, come i vari scomparti estraibili e personalizzabili. Il tutto si sposa con una scelta materiale di buon livello, che però deve concedere anche qualcosa alle plastiche dure, e da un'ottima dotazione di sistemi di sicurezza, con ben 7 airbag che possono diventare 9 con l'aggiunta di quelli laterali posteriori. Parlando dei motori a disposizione, sorprende il fatto che la Skoda Fabia non abbia abbandonato solamente le meccaniche diesel, ma non si sia ancora lanciata nel mondo dell'ibrido. Una scelta che comunque farà felici ancora diversi automobilisti, anche perché la dotazione di motori benzina dell'hatchback è di tutto rispetto. È disponibile prima di tutto il 1000 aspirato con potenze da 65 da 80 cavalli, associato ad una trasmissione manuale a 5 marce. Salendo di un gradino troviamo il 1000 turbo, che sarà invece commercializzato nelle versioni da 95 e da 110 cavalli. Questi ha disponibile sia il cambio manuale a 6 marce che l'automatico robotizzato DSG a 7 rapporti, per quanto solamente sulla variante più potente. Sul listino internazionale è previsto anche un 1005 da 150 cavalli di potenza, che però al momento non dovrebbe arrivare in Italia.
In questo momento noi ci troviamo a bordo del 1000 TSI da 95 cavalli di potenza, dotato del cambio manuale a 6 marce. L'MPI potrà avere solamente il cambio manuale a 5 marce, mentre arrivando fino ai 110 cavalli di potenza di questo 1000 3 cilindri si avrà diritto anche al DSG automatico robotizzato a 7 rapporti. Dobbiamo dire che questa si tratta di una meccanica particolarmente interessante per quanto riguarda il nostro mercato. Ha dei consumi di buon livello, secondo il ciclo WLTP ci assestiamo tra i 5,1 e 5,5 litri in 100 km, che sono più o meno 18-19 km al litro. E comunque con un buono scatto, se per lo 0-100 siamo sotto ai 10 secondi, 9,7 per la precisione. Non che quest'auto sia stata concepita naturalmente per essere una sportiva scattante, però comunque significa che non abbiamo a che fare con un motore smorto, e questo è senza alcun dubbio un punto a suo favore. Promette di essere molto buona anche la sicurezza, grazie prima di tutto all'abitacolo con il 20% in più di acciai rinforzati ad alta resistenza, e anche per la buona dotazione di airbag, sono 7 di serie con in più optional anche quelli posteriori laterali, che non si trovano molto spesso su auto di questo tipo. Chiudiamo naturalmente con gli ADAS, che su un'auto del 2021 non possono assolutamente mancare, e tra i più importanti segnaliamo il controllo attivo della corsia con una giusta forza, non particolarmente soverchiante per il guidatore. Questo può essere un grosso punto a favore, soprattutto se si arriva da un'auto non dotata di questo genere di sistemi. E infine abbiamo anche il cruise control adattivo, che secondo chi vi parla è assolutamente il tipo irrinunciabile di cruise control. Il cruise control normale è utile, però finché non è adattivo non è al livello della vera guida autonoma del 2021. La sensazione generale è sicuramente quella di una buona vettura, piuttosto comoda e che si comporta bene nella vita quotidiana. La silenziosità è di buon livello anche su percorsi autostradali, e promuoviamo allo stesso modo la visibilità, anche se forse nella zona posteriore si poteva fare leggermente meglio. La nuova Skoda Fabia 2021 arriverà nei concessionari il prossimo mese di ottobre ad un prezzo di partenza di 16.900 euro. E con questo da Danzica è veramente tutto, e questo significa che è il vostro turno. Che cosa ne pensate di questa Skoda Fabia Model Year 2021? Fateci sapere tutte le vostre opinioni qui sotto, nei commenti, sui nostri canali social network e ovviamente sulle pagine di motorionline.com. Per quel che ci riguarda, l'appuntamento è alla prossima prova!